Picchi e Blasetti li ho fatti fuori per spianarti la strada. Poi c'è Gnudi. Gli ho soffiato la casa farmaceutica. Sono 40.000 euro l'anno di regali, più i convegni. Però bravo. So farmi strada anche da solo, babbo. Poi c'è tutti quelli senza contratto. I Tombi, la Camuzzo, Fala. La Camuzzo la sottolineo. Hai messo Ronda al posto suo. Giusto. Poi c'è i Papini. Quello che rifiutava di gonfiare diagnosi per rimborsi. Ah, l'idealista? Ma non era andato a fare il coglione in Africa? Si è preso una brutta malattia ed è tornato. Io gli ho chiuso un po' di porte sul viso. Magari se l'è presa male. Veniamo al punto. I fondi regionali, lì ne abbiamo lasciati tanti con il dente avvelenato. Ehi. E che c'è? Mi fai schifo. Ma Ciuffolotti, che c'è? Tu sei mafioso! Ma che tu dici? Perché c'entra la mafia? Prendere soldi a ditte di medicine è mafia! O gonfiare i diagnosi per avere rimborsi è mafia! Queste cose in Italia non è mafia, è normale! Normale in paesi mafia! Tu hai raccomandato a me a posto di Irma! No, io non ti ho raccomandata, io ti ho segnalata! Io sono laureata, pieni voti in segni, non voglio un lavoro segnalato da mafia! Io non sto con un italiano mafioso! Ciuffolotto, dai! Ciuffolotto è una sega. Non torno da me. Stavolta la polizia chiamo io. Scusa, io non sapevo. Il posto è tuo. Io torno a Sydney.